Noi abbiamo cercato di evitare toni demagogici, abbiamo scelto una linea di governo di una problematica che noi sappiamo molto complessa, non semplicistica, e che necessita anche una capacità di selezione da parte soprattutto di chi, come noi, forza di sinistra, intende rappresentare istanze sociali particolarmente sensibili ai ceti medio-bassi del nostro Paese. E quindi noi ci aspettiamo che il governo consideri, riconsideri, vorrei dire, anche la qualità e la ragionevolezza delle nostre proposte. Grazie. Grazie onorevole Melilla. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Matarrese. Prego. Grazie signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi. La mozione predisposta da Scelta Civica è nel solco della rivisitazione del rapporto tra le finanze locali, le finanze degli enti locali e le finanze dello Stato, nella considerazione, nella necessità attuale, soprattutto di questo momento, di riportare sugli enti locali la capacità di spesa, di investimenti, di venire incontro alle esigenze sociali sempre più drammatiche, soprattutto al Sud. Gli effetti del patto di stabilità, gli tagli lineari sui comuni hanno portato di fatto questi ultimi in una situazione di grave crisi che hanno bloccato un sistema che gira intorno agli enti locali, un sistema che è molto vicino ai cittadini e nell'indirizzo stabilito dalla Comunità Europea la spesa deve essere vicina ai cittadini per dare ai cittadini i servizi indispensabili. Orbene, noi siamo arrivati alla situazione nella quale i comuni non riescono più ad assolvere a questo compito. Non riescono più ad assolvere a questo compito anche per colpa degli stessi comuni. Quindi noi nella nostra mozione chiediamo che nella ridefinizione delle regole, come lei ci ha detto nell'apertura di seduta, dell'abolizione delle regole del patto di stabilità e l'avvio di un nuovo percorso di meccanismi tra le finanze locali e le finanze dello Stato, ci siano delle condizioni che vadano a premiare quei comuni attenti ai bilanci dei comuni, quei comuni virtuosi sui quali gli effetti negativi dei tagli lineari della situazione attuale hanno inciso e hanno reso vano questo sforzo e questo impegno a vantaggio di coloro che invece hanno operato in maniera del tutto contraria. Questo significa anche intervenire nelle linee di indirizzo nel merito delle partecipazioni che gli enti locali hanno nelle tante società che costituiscono la galassia delle società partecipate, cercando di evitare sprechi in questo senso e limitandole a quelle strettamente necessarie all'attività del servizio pubblico che deve essere sviluppato dall'ente locale. Sono interventi di razionalizzazione della spesa, interventi di attenzione da parte del governo che sono meritevoli e importanti soprattutto quando vanno a ristabilirsi nuove regole nel rapporto tra il bilancio dello Stato e il bilancio del Comune. Lascia riflettere un dato che ricaviamo dall'ANCI per la quale sull'ammontare della spesa pubblica i comuni incidono solo per il 2,3%, ma è pur vero che hanno contribuito pesantemente negli ultimi 5 anni a contribuire a risolvere i problemi del debito pubblico in generale, quindi sicuramente, questo viene anche evidenziato dalla Corte dei Conti, sui comuni c'è stata un'azione molto più pesante rispetto a quella che invece la contrazione della spesa a livello centrale delle amministrazioni centrali. Quindi un riequilibrio anche da questo punto di vista credo che sia auspicabile oltre che indispensabile. Quindi nella nostra mozione noi chiediamo impegni in parte già dichiarati dal Vice Ministro, ma impegni che vadano proprio in questa direzione, razionalizzare e intervenire sui criteri di valutazione degli interventi degli enti locali negli investimenti e nella spesa e quindi abbiamo chiesto che abbia un senso e una continuità, una finalizzazione l'accordo della conferenza Stato-Città, nel quale appunto vengono fissati obiettivi di rivisitazione dei vincoli del patto di stabilità e nuove regole anche per armonizzare la contabilità dello Stato e quella degli enti locali, che è una situazione resa ancora più complicata dalle variazioni istituzionali che sono intervenute con la creazione delle città metropolitane e l'abolizione delle province, una situazione di difficoltà anche per l'elaborazione dei bilanci dei comuni e per l'attribuzione delle risorse. Quindi nella nostra mozione chiediamo anche un impegno di chiarezza in questo punto di vista e, come ci è stato preannunciato nella dichiarazione di apertura, su questo accogliamo con grande favore l'impegno e lo sforzo dichiarato a
porre rimedio rapidamente a queste nuove regole, a dare certezza a questi impegni, proprio per consentire ai comuni di svolgere con grande attenzione e con grande importanza le chiusure di bilancio in termini congrui e soprattutto in contezza di risorse delle quali possono disporre. E quindi abbiamo trovato nella dichiarazione del Vice Ministro già risposte agli impegni che abbiamo chiesto anche in materia di definizione della problematica della stima dell'IMU e dell'IMU sui terreni agricoli e del gettito effettivo, e quindi i famosi 625 milioni sui quali c'è in atto una riconsiderazione per disporne anche la disponibilità nel 2015, quindi una risposta già data all'impegno che noi avevamo precedentemente chiesto. Quindi Scelta Civica dichiara il voto favorevole sulla propria mozione e su tutte le altre mozioni che hanno questa finalità di rivedere in termini nuovi e soprattutto premianti, ma nello stesso tempo sanzionatori per i comuni inadempienti, questo fondamentale rapporto tra le finanze locali e le finanze dello Stato, nell'ottica comune di rimettere in equilibrio questo Paese, nell'ottica comune di garantire i servizi ai cittadini, nell'ottica comune di garantire gli investimenti. Gli investimenti dei comuni e degli enti locali sono fondamentali per le piccole e medie imprese, sono fondamentali per i cittadini, sono fondamentali per le manutenzioni locali che danno qualità e senso della vita e senso di presenza dello Stato vicino ai cittadini. Sono sforzi che noi apprezziamo da parte del Governo, soprattutto allorquando si mette da parte il patto di stabilità e si mettono da parte i tagli lineari dei precedenti governi che hanno affossato soprattutto i comuni e le finanze della parte più debole di questo Paese, soprattutto al Sud. Quindi ribadiamo parere favorevole a tutte le mozioni che hanno questa finalità e soprattutto alle mozioni della coalizione di governo. Grazie. Grazie onorevole Matarrese. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Causin. Prego. Grazie Presidente. La mozione presentata dalla maggioranza e sottoscritta dal gruppo di Area Popolare sottopone all'attenzione del Governo questioni di cruciale importanza che a noi stanno particolarmente a cuore, richiamando l'attenzione pubblica ad adottare con la massima sollecitudine ogni iniziativa utile volta a dare soluzione alle principali criticità normative relative agli enti locali, nell'ambito della complessa azione di riforma istituzionale dello Stato del più ampio progetto di risanamento economico e finanziario del Paese. Vorrei ribadire il gravoso impegno che la legge di stabilità impone dal punto di vista finanziario e del risanamento agli enti locali e che, come è noto, concorreranno complessivamente al contenimento di tale spesa per circa 6,2 miliardi nel 2015, 7,2 nel 2016 e 8,2 nel 2017. I numeri parlano chiaro, in particolare il comma